Ciao ragazzi, eccoci arrivato al nuovo appuntamento con 3 minuti di Milan, format dedicato a tutti i tifosi rossoneri che vogliono essere informati, che vogliono approfondire determinati argomenti che intendo, diciamo, portare all'evidenza perché è di pubblico interesse. Questo in verità non avrei voluto farlo perché già da tempo chi mi segue nelle live lo sa. Non voglio più parlare di quel personaggio. Di chi parliamo? Parliamo del nostro ex portiere che io ho tanto amato, ho tanto difeso, ho tanto sperato rinnovasse, ma una volta tradito l'AC Milan è per me ormai un corpo estraneo, qualcuno che non mi interessa neanche che futuro abbia, ma vedo che interessa molti tifosi rossoneri, ma soprattutto ai media, che oggi hanno riportato il suo malcontento, il suo malumore, la sua insoddisfazione, il suo mal di pancia in quel di Parigi, perché non gioca a sufficienza. Allora, nulla di nuovo, io sono qui a fare un video per aiutarvi a metabolizzare quanto sta per succedere. Ho fatto un titolo forzato? Forse sì, forse no, ma il discorso, l'accostamento di Gigio Donnarumma alla Juventus non è roba di oggi, non è un'intenzione di oggi, chi mi segue lo sa. Solo che a volte si fa finta di non sentire perché non si vuole, o si sottovalutano determinate informazioni. Allora, facendo un recap veloce veloce senza annoiarvi, perché in primis mi annoio io di parlare di Gigio Donnarumma, vi ricordo che a Replay, anzi vi invito a seguire le live di Replay così da capire al volo in tempo reale tutte queste belle chicche, avevamo più volte parlato dell'accostamento di Gigio Donnarumma alla Juventus. Io ho intercettato, dando un po' fastidio anche a procuratori e a chi stava magheggiando sotto coperta, il tentativo di Paratici di fare la coppiata Donnarumma-Çalhanoğlu. Poi è saltato tutto con l'arrivo di Allegri, l'addio di Paratici, si è ridiscusso tutto, tanto che una volta beccato con le mani nel sacco, Paolo Maldini ha accelerato la trattativa Maignan, lasciando Donnarumma così. Infatti vi ricordate che è stato senza contratto e senza squadra per diverse settimane. Il Paris Saint-Germain, che aveva boccato in inverno un tentativo, aveva rinnovato a Navas all'interno dello spogliatoio, fortissimo, l'ho sempre detto, è uno dei leader, la tifoseria lo ama, sarà difficile scalzarlo, quindi non ha senso che Donnarumma vada al Paris Saint-Germain, ma alla fine si è realizzato questo matrimonio. Ma perché? Perché probabilmente, quello che vi sto dicendo, il piano era di posizionarlo, parcheggiarlo a Parigi, tanto il Paris Saint-Germain che cos'ha da perdere? Ha una serie di portieri, ne ha 7, quindi era un giocatore a zero, gli dà uno stipendio importante, quindi lo, diciamo, gli soddisfa l'esigenza di Gigio Donnarumma, ha dato una commissione al procuratore, si è fatto questo trasferimento in attesa che la Juve lo possa prendere, pagando ovviamente il Paris Saint-Germain, in maniera sporca, ovvero di sponda, perché passare da Milan alla Juventus direttamente sarebbe stato troppo. È informazione off records, è conosciuta il fatto che si poteva fare questo matrimonio, ma lo stesso Gigio Donnarumma pensava fosse troppo forzato. Ricordiamoci gli insulti alla tifoseria, ma soprattutto alla dirigenza e alla Juventus in toto, quando ci fu quella partita dove quel malaugurato rigore dato contro De Sciglio, che giocava ancora allora in rossonero, portò la vittoria della Juventus. Vi ricordate il fatto che Dybala segnò e Gigio Donnarumma al fischio finale baciò lo stemma del Milan, mannaggia lui, e dicendo sempre qui accade. Bene, fare questo tipo di salto da Milano a Torino senza, diciamo, fare sponda da qualche parte sarebbe apparso abbastanza forzato e fuori luogo, anche per chi abbiamo visto non ha un pelo sullo stomaco come Gigio Donnarumma, il suo procuratore. Quindi non mi sorprende che si senta parlare di Juve, probabilmente è anche imboccata la stampa affinché se ne parli, perché è un progetto di lunga data. A me non sorprende, e anzi me lo auguro che arrivi, perché è più bello quando avere la certezza, senza dover affrontare il Paris Saint-Germain in Champions League, di almeno incontrarlo un paio di volte e
vedere la tifoseria rossonera regalargli tutto l'affetto possibile per il suo passaggio al Paris Saint-Germain, tradendo l'AC Milan, tradendo non tanto il progetto tecnico, perché ognuno è libero di scegliere quello che è il suo futuro, ma soprattutto lasciando il Milan in breve di tela senza un ritorno dopo aver investito su di lui, aver scommesso su di lui e aver creato, per bravura sua certo, ma anche per possibilità concesse dal Milan, il prodotto Donnarumma tra i migliori prospetti come portiere per il futuro. Bene, allora Gigio non sta andando bene, Gigio probabilmente lascerà il Paris Saint-Germain presto, prima di quanto lo si potesse ipotizzare, probabilmente andrà alla Juventus. Non vi sorprendete, perché non è nulla di nuovo, era già un progetto firmato Paratici, adesso cambiano l'autore, cambieranno la formula, Raiola guadagnerà per un altro passaggio, Donnarumma realizzerà il suo sogno di essere allo Juventus Stadium e noi milanisti cerchiamo di dimenticare quanto accaduto con Gigio Donnarumma, perché il Milan è altra roba e lo abbiamo visto con Sandro Tonali, che ha abbassato lo stipendio per rimanere al Milan. Questo è il Milan, questo è quello che vogliamo, questo è il futuro che ci dobbiamo augurare senza Gigio e con Forza Magnan. Ciao ragazzi!